Forse la parola blitz non è proprio opportuna, però dà l'idea dell'iniziativa che i sindaci Ionico e Tenei hanno messo in piedi ieri. Angelo Danna, Enzo Caragliano, Luigi Messina e altri amministratori del territorio si sono infatti presentati nel cuore del pomeriggio all'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale per verificare personalmente la situazione del pronto soccorso, che dopo la chiusura di quello giarrese è preso ormai d'assalto soprattutto dai residenti di Giarre e dei comuni viciniori. I primi cittadini sono stati ricevuti, anche se non sono mancati inizialmente i momenti di tensione, dal direttore sanitario del nosocomio acese Salvatore Scala. Dopo aver incontrato i degenti, i sindaci hanno tenuto un piccolo briefing per pianificare le prossime azioni di protesta per provare a ripristinare la sanità d'urgenza a Giarre. Abbiamo voluto con tutti i sindaci del distretto essere qui, renderci conto di persona, testimoniare vicinanze ai nostri concittadini, dai quali riceviamo ogni giorno tante lamentele su un disservizio costante, non dovuto chiaramente a cattiva volontà degli operatori, ma certamente da strutture insufficienti ad accogliere un bacino di utenza di oltre 230.000 residenti tra Giarre e Acireale, che assolutamente diventerebbe una delle realtà ospedaliere più importanti della Sicilia. Con le stesse persone, con gli stessi medici e gli stessi infermieri che prima c'erano in due ospedali diversi. Noi non abbiamo possibilità se non tornare indietro sulla decisione del governo regionale. Deve essere riaperto assolutamente l'ospedale di Giarre con il suo pronto soccorso, perché questa è la risposta di salute e di sanità che i nostri cittadini si attendono. Questa è un'azione che stasera è stata posta in essere, a cui ne seguiranno delle altre. Riteniamo che l'interlocuzione verrà portata anche a livello romano, dove, anche se le responsabilità appartengono alla regione, sicuramente c'è un compito di controllo che deriva dal governo nazionale. Assurdo, una scelta infelice, perché noi siamo il primo fronte con cui si rivolgono i cittadini dicendo che c'è questo stato di disagio. Siamo venuti personalmente a vedere, in effetti sono malati imbarellati, i medici che lavorano al più non posso, i quali danno un altissimo sicuramente senso del dovere, si presta, però gli ammalati sono sofferenti, sono in barella, sono seduti, allettati, 5, 6, 7 ore di attesa, ma dovuta all'affluenza che c'è. Ma è anche vero che allo stesso tempo scopriamo una realtà. Si dice che ci sono solo 35.000 accessi, solo già ne faceva 22-23.000, significa che gran parte del territorio viene svuotata. E allora tutte le patologie, le emergenze cadono su questo presidio e non riuscirà a sopportare quelle che sono le esigenze di una popolazione di circa 230.000 abitanti. Quindi questo stato di disagio, siccome costantemente ci dicono che non c'è chiusura dell'ospedale di Giarre, nei fatti Giarre è chiuso, nei fatti Acireale vive alla grande, Giarre è chiuso. L'iniziativa, che può sembrare forte, forse la disperazione di alcuni sindaci del comprensorio di non riuscire, attraverso quella che è la burocrazia normale di lettere, di incontri con la regione, a farsi sentire. Pertanto ecco, questo tipo di azione, che sicuramente è rappresentativa di un territorio attraverso i sindaci del nostro comprensorio, deve essere elemento per valutare la grande difficoltà nella quale ci troviamo noi sindaci di quell'area. È una difficoltà oggettiva che si trova nell'ospedale di Acireale, che non è sicuramente sufficientemente in grado di garantire quei servizi necessari.